Grazie eh, assessore di essere qui oggi. Devo dire che sono eh, assolutamente insoddisfatto della risposta. Quella scuola versa in condizioni di, dal nostro punto di vista di grave pericolo per la salute. Avrei gradito che fosse l'assessore Saccardi proprio per un problema di salute a rispondere a questa a questa interrogazione. Eh, diciamo eh, siamo insoddisfatti perché sappiamo e inviterei tutti i consiglieri a prendere in considerazione l'invito che gli è arrivato da ONA eh, per sabato eh, 19, abbiamo una conferenza con l'Organizzazione Nazionale Amianto eh, sui danni da amianto, sabato pomeriggio dalle 15 alle 19. Eh, All'auditorium, qui della regione Toscana, anche per avere un po' più eh, un'idea chiara sul rischio da amianto, che non è un rischio eh, dose-dipendente, ma è un rischio qualitativo che de eh, determina gravi eh, problematiche sanitarie, nello specifico il mesotelioma, che è un tumore eh, pleurico specifico asbesto correlato, cioè legato all'amianto. E allo stesso tempo eh, determina altre patologie come il tumore polmonare, come eh, problematiche importanti delle vie respiratorie, eh, come eh, delle asbestosi o silicosi fino all'insufficienza respiratoria. Quindi soltanto il contatto con l'amianto è pericoloso, si possono vedere gli esiti fino a 37 anni dopo. Quindi chiaramente esporre a questo rischio operatori della scuola come insegnanti, come bidelli e come eh, gli studenti in particolare, si parla di un biennio, è eh, davvero eh, dal mio punto di vista un atteggiamento criminale. Quindi in questo senso sono eh, assolutamente insoddisfatto. Vi voglio ricordare che ci sono delle inchieste giudiziarie in atto. Nel 97 questo biennio fu chiuso perché era pericoloso per la salute dei ragazzi e dei, degli operatori, e poi è stato riaperto quando la scuola è diventata un'azienda: c'era bisogno di spazio per avere iscritti che pagavano e che davano eh, valore economico alla scuola. Eh, di recente, eh, qualche eh, settimana fa è uscita un'inchiesta anche sull'Espresso a livello nazionale che cita nello specifico Leonardo da Vinci in cui si sospetta che ci siano alcune decine eh, di eh, operatori e studenti che sono passati da quella scuola con eh, danni da amianto reali e quindi c'è appunto un'inchiesta in corso secretata al momento allora sapere tutto questo dovrebbe eh, indurci in termini di prudenza e in termini di cautela almeno a chiuderla questa scuola, a non far frequentare i ragazzi e gli operatori all'interno di questo rischio. Trovo assolutamente incredibile che ai ragazzi di 14-15 anni gli venga chiesto di non correre perché, se no, alzano le fibre da mianto nella scuola e che noi si ritenga che. Mi meraviglia che l'ISPO dica che è sotto sicurezza perché sono stati apposti questi cartelli che non devono grattare muri o appoggiarsi con le sedie a muri perché da muri poi cade l'amianto e che non devono correre nei corridoi. Ma avete idea di cosa vuol dire chiedere a un quattordicenne o un quindicenne di non correre durante l'ora di ricreazione? Per evitare di respirare l'amianto. Ma è una follia. Questa interrogazione si è fatta il 3 di luglio la risposta arriva oggi e ancora, mi sembra di aver capito, non c'è una risposta scritta del Comune di Firenze. Ma qui siamo veramente a, a, a dei livelli di schizofrenia totale. Io sono insoddisfatto e molto arrabbiato per questa faccenda.